Ecco, e con questo canto abbiamo consacrato alla Madonna tutto, anche la catechesi, ogni cosa, e proprio perché in tutto l'amore di Dio porti frutto proprio. E in questo quinto giorno, e in particolare ieri abbiamo parlato della riparazione. Il Signore ha messo davanti ai cuori il desiderio dello Spirito Santo proprio di riparare tutto il male che è nel mondo. E abbiamo visto che esiste, no? Vabbè, mo senza che ripeta la catechesi, comunque abbiamo visto che si può praticamente riparare attraverso gli atti di carità, in particolare la Santa Messa. Ho fatto degli esempi ieri sera. Ma la Madonna mi ha fatto come, mi ha come ispirato nel cuore stasera di rifare tutta la predica di ieri sera, no scherzo, no? Ma di riprendere, diciamo, un attimo questo tema della riparazione, perché ci sono dei sviluppi meravigliosi che bisogna comprendere fino in fondo, sempre di più. Perché sono guarigione per il corpo, guarigione per l'anima, guarigione delle relazioni, guarigione delle famiglie, guarigione di qualunque male si può trovare su questa terra. Abbiamo visto che la riparazione avviene facendo tutto quello che dice Cristo e la Santa Madre Chiesa. Se uno segue Cristo e la Chiesa, ripara tutto. Il mondo va male perché purtroppo non si segue sempre quello che insegna Cristo e la Chiesa, perché altrimenti sarebbe un anticipo di paradiso. Adesso in certi casi sembra un anticipo di purgatorio o di inferno, invece facendo la volontà di Dio diventa un anticipo di paradiso, perché questa sera la Madonna ci vuole far contemplare il suo cuore, in particolare ci vuole far contemplare il suo cuore attraverso questa frase. La riparazione è questo, quello che dice la scrittura: vincete il male con il bene. Allora, il male si vince con il bene, la riparazione è un modo per fare il bene. Ma concretamente, facciamo qualche esempio. Allora, e praticamente ciò, che ne so, ieri sera ho fatto l'esempio, no? Di mio padre, che ne so, che mi ha fatto male da quando sono piccolo, che mi ha praticamente fatto soffrire moltissimo. Io faccio di una messa per mio padre. Allora, naturalmente le colpe ho detto, mio padre, le colpe che ha fatto se le dovrebbe confessare. Mio padre, per modo di dire, non sto parlando di mio padre, è un esempio. No? Se le dovrebbe confessare. Però fatto questo, per riparare quello che lui può aver fatto, per esempio, posso far segnare una messa e dire una messa per riparare tutti i dolori procurati da mio padre. Oppure al prete gli si dice una messa secondo le mie intenzioni, e poi noi a Gesù gli diciamo l'intenzione precisa. Tanto per segnare la messa basta di ammentem, cioè secondo le intenzioni della mente di chi la segna. Ok? Allora, che succede quando uno ripara? Vi faccio un esempio. Allora, a me una persona mi ha fatto un maleficio e mi ha fatto proprio una cosa brutta. Magari mi ha fatto proprio perché, che ne so, per farmi venire qualcosa di brutto, no? Allora, io come posso reagire a questa cosa? Posso, magari, che ne so, risentirmi. Se lo venga a sapere, magari mi auguro che muore lui invece che moro io, e tutte queste cose qua, è diciamo il modo umano. Però questo, invece di risolvere il problema, lo inasprisce ancora di più, perché se prima c'avevo il maleficio, dopo c'ho pure la rabbia, quindi ce n'ho due dei mali, ho mortificato invece di risolvere. Invece, se io faccio dire una messa per riparare tutto il male che questa persona mi ha fatto attraverso il maleficio, succede una cosa incredibile. Sentite che succede. Giovanni 16, 5. Giovanni 16, 5. Sentite.
rotto. E ho levato il cosetto, dove sta? Ho spostato il cosetto, non so che, vorrei che non sente poi. A proposito di riparare. Sì. Ok. Allora, Giovanni 16,5 dice: ora però vado da colui che mi ha mandato e nessuno di voi mi domanda dove vai. È Gesù che parla. Anzi, perché vi ho detto questo, la tristezza ha riempito il vostro cuore. Ma io dico la verità, è bene per voi che io me ne vada, perché se non me ne vado non verrà a voi lo Spirito Santo, il Paraclito. Perché? Perché Gesù lo doveva mandare. Ma se ne andava al padre non ce lo poteva mandare, no? Lo manderò. Sentite che cosa fa lo Spirito Santo, eh? E quando sarà venuto, convincerà, dimostrerà la colpa del mondo riguardo al peccato, alla giustizia e al giudizio. Quindi quando lo Spirito Santo scende, ti convince del peccato, cioè ti fa vedere i peccati praticamente di cui devi pentire. Poi ti convince riguardo alla giustizia e al giudizio. Sentite che significa. Riguardo al peccato, perché non credono in me. Tutti i peccati partono dal fatto che non si crede in Gesù. Che non credendo in lui poi non lo ami e quindi non gli obbedisce e manco rispetti i comandamenti. Questo significa. Se non hai fiducia in lui, in quello che dice la Chiesa, tu poi ti ribelli e te ne freghi, no? Poi riguardo alla giustizia, perché vado al Padre e non mi vedrete più. Sentite qua l'ultima. Riguardo al giudizio, perché il principe di questo mondo è già stato condannato. Queste cose ve le spiego. Allora, che c'entra questo con letto? Quando io faccio una messa per chi mi ha fatto il maleficio, scende lo Spirito Santo sulla persona che ha fatto il maleficio. La prima cosa che fa, lo convincerà del peccato. Cioè, gli farà sentire sensi di colpa, perché mi ha fatto una cosa brutta a me, quindi per farlo pentì, per non farmeli più. E lo fa in due modi lo Spirito Santo. Prima con la benevolenza, quindi ti fa venire il senso di colpa, ti fa capire che stai a fare una cosa brutta, ma se te ti ostini e lo continui a fare lo stesso, a un certo punto lo Spirito Santo ti mette fuori gioco. A volte lo Spirito Santo dà dei segni forti, tipo ti fa venire ictus, e tu i malefici non li fai più. Non sto esagerando, è così, eh? Cioè, prima lo Spirito Santo usa il rimorso di coscienza, come, quindi gradualmente, no? Le cose proporzionate. Ma se poi ti ostini, come se ti ostini e mori vai all'inferno, perché così è, così per non mandarti all'inferno lo Spirito Santo, prima di mandarti, cioè se non te penti, ti fa sperimentare qualcosa di molto brutto affinché capisci e ti salvi dall'inferno. Quindi lo fa sempre con lo scopo di salvezza, pure se sei cattivo. Non so se mi sono spiegato. Ecco, quindi non è che lo fa per vendetta, lo fa sempre per salvarti dalla pena più brutta che l'eternità. Però visto che non ci senti, perché è rimorso di coscienza, ti ha detto pure amico tuo, ti fa più queste cose, ti ha detto ogni volta che lo fai, che ne so, magari mentre stai a fare una cosa con gli spilli, te pungi, no? E a un certo punto lo Spirito ti ha fatto fare capire in tanti modi che devi smettere, fino a quando ti fa smettere. Infatti si dice che l'empio non arriva a metà vita di solito, cioè, e se Dio gli dà più vita e lo fa arrivare a una lunga vita, è sempre perché Dio vuole fargli evitare, cioè ancora c'è possibilità di pentimento. Quindi lo Spirito Santo le cose le fa sempre per salvarti, pure quando sei cattivo. Pensate che lo Spirito Santo quanto è buono. Quindi vi convincerà riguardo al peccato. Quindi il primo peccato è non credere in Gesù e di conseguenza tutti gli altri, ma nel caso preciso della messa segnata per uno che fa il maleficio, ti convincerà di quel peccato lì, di quello che stai a fare te. E questo vale per tutti, eh? Se tu c'hai una persona che ogni volta, che ne so, che vai in ufficio ti sputa dentro l'occhio, no? Se te cominci a pregare per riparare quello che fa, arriverà il momento che prima Dio lavora come ho detto io, fino a quando, state tranquilli, San Pietro dice, Dio sa liberare i pii dalla prova e custodire gli empi per il giudizio. Lui sa come deve fare, ma lo sa fare. Però questa è dovuta alla riparazione. Se uno impara a riparare, non deve più parlare di niente. Potremmo riparare tutto con Gesù.
Poi la seconda cosa di cui comincio, scusate, quindi la prima è delle, e questo vale per tutti. È un marito che tradisce la moglie continuamente e non gliene può fregare di meno di quello che dice la moglie, se la moglie comincia a far dire messe per i vari peccati del marito, prima Gesù fa così, fino a quando può darsi che, ora vi faccio proprio un esempio, non dico che è così, vi faccio solo un esempio, ma magari cosa succede? Che al marito gli viene un'infezione particolare e non può più tradire. Anche se magari lo vorrebbe con la volontà, è sempre sbagliato pure quello. Quindi Dio però non vuole mai arrivare a questi estremi, perché a Dio non gli piace dare sofferenze. E nel libro dell'Antico Testamento dice: io castigo contro voglia, dice proprio. Perché Dio è amore, non gli piace fa. Quando lo fa è solo per fartene evitare uno più grosso, che quello che te perdi se te penti e muori. Altrimenti non lo farebbe Dio, perché Dio è buono. Quindi la prima cosa è di convincere del peccato. La seconda, riguardo la giustizia, perché vado al Padre e non mi vedrete più. Vado al Padre e non mi vedrete più. Ma che c'entra la giustizia qua? Mi devi convincere di giustizia, ma che significa? Significa una cosa incredibile. Vi ricordate quando i discepoli di Emmaus camminavano e vedevano Gesù accanto a loro, però non lo riconoscevano? Quando l'hanno riconosciuto nell'Eucaristia, nello spezzare il pane, lui è sparito dai loro occhi, perché ormai non serviva più che era presente facendosi vedere, perché era presente nell'Eucaristia, nel pane spezzato. Ha voluto far capire che lui, questo era il significato, no? Che ogni volta che si celebra una messa, lui è presente realmente, non si deve far più vedere come quando stava sulla terra. Uno ci crede per fede. Però è un altro pure il significato. Quando una persona viene battezzata, quando una persona, per esempio, che ne so, mettete che io faccio un peccato mortale e perdo la grazia, mi confesso e la riacquisto, risuscito alla grazia. Quando io sto in grazia, dentro di me c'è sta Gesù, Padre, Figlio e Spirito Santo. E vi dico una cosa bella. Quando lo Spirito Santo sta dentro di me, dentro di me lo Spirito Santo c'è con tutta la sua innocenza, con la sua giustizia, con la sua potenza, col suo amore. Quindi quando il Padre mi vede in me, che cosa vedrà? La mia giustizia o quella dello Spirito Santo? Rispondetemi. Ecco, vi convincerà che il Padre, quando vi vede come Gesù, con la stessa giustizia di Gesù, perché dentro di voi c'è lo Spirito Santo che vi comunica la sua stessa, la carità di Cristo, la sua stessa giustizia. Quindi Dio vi tratta con lo stesso amore di Gesù. Infatti nella Bibbia si dice: il Padre vi ha amato come ha amato me, letteralmente. Ma questo bisogna che ti convinci lo Spirito Santo, perché te deiemo, che ne so, per assurdo a lei. Lo sai che quando il Padre ti vede, ti considera giusto come Gesù? Le dice: ma addirittura io, ma se no, io veramente, io, è così. Te deve convincere lo Spirito Santo proprio perché è una cosa grande. È come se ti dicono che ti hanno lasciato 5 miliardi di eredità, e uno ti dice: oh, il notaio mi ha detto di chiamarti perché ci sta. Sì, vabbè. Poi magari era vero. Allora, lo Spirito Santo con la riparazione convince e fa pentire e ripara le conseguenze anche del maleficio, anche quelle fisiche. Quindi se eri malato ti predispone per guarire e così via. Quello che ho spiegato ieri sera. La seconda cosa, lo Spirito Santo ti comunica il cuore di Gesù unito al tuo cuore, fa sì che quando il Padre ti vede, vede il cuore di Gesù dentro il tuo petto in qualche modo. Vede il suo amore, la sua giustizia. Ecco perché ti continua a trattare bene, pure se te magari ti senti che non sei all'altezza come penseresti. Perché il Padre ti guarda attraverso le piaghe di Cristo. Allora, questa seconda cosa, meditiamoci bene, perché è una bomba. Lo Spirito Santo vi convincerà riguardo questo, perché guardate, se voi stasera famo qua una specie di domanda a tutte le persone, una statistica, e quanti credono che quando sono in grazia hanno dentro la stessa giustizia di Gesù? Io non so quanti risponderebbero sì. Vabbè, sto in grazia, non sto in peccato mortale, ma insomma, mo, addirittura la stessa giustizia di Gesù, sì.
catechismo dice che quando uno viene battezzato viene giustificato, cioè viene reso partecipe della carità di Cristo, con la stessa purezza della sua carità, cioè ti viene comunicata la stessa carità di Cristo. E quindi tu credi che il Padre nella sua misericordia ti dona lo stesso amore di Cristo, lui in quanto figlio di Dio e tu in quanto figlio adottato, quindi partecipi dei meriti di Cristo. Guardate che questa è una cosa pazzesca, se uno ci medita, domani mattina quando esci di casa sarti di gioia. Sull'autobus ti dicono: ma che ha fatto? E sono giusto come Gesù, no? Ma è così, pensiamoci, guardate che più lo facciamo nostro e più facciamo contento Gesù. E la Madonna questo ha vissuto come nessun altro dopo Gesù, resa dallo Spirito Santo, giusta, santa, pura, della stessa purezza comunicata dello Spirito Santo, perché nella sua anima c'era solo la grazia, la piena di grazia. Questa è una bomba. L'ultima cosa, sentite, perché è una bomba proprio. Lo Spirito Santo vi convincerà riguardo al giudizio. Qua sentite bene, perché qua la seconda sarà di gioia, la terza proprio, no? Riguardo al giudizio, perché il principe di questo mondo è già stato condannato. Chi è il principe di questo mondo? Allora qua dice che lo Spirito Santo ci deve convincere che il demonio è già stato condannato, cioè è stato già vinto da Gesù. Allora, un altro passo dice: quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me e il principe di questo mondo sarà cacciato fuori. Quando è che è stato innalzato da terra Gesù? In croce. Quindi da quando Gesù è stato innalzato in croce, il principe di questo mondo è stato cacciato. E qua dice è stato condannato, cioè sbolognato, detto in altri termini. Allora qua c'è da capire una cosa importantissima. Dice: ma possibile? E allora come fa tutto sto male il demonio? Se è stato vinto, condannato? Ma possibile che è stato reso impotente? Allora sentite, Ebrei 2,14. Poiché dunque i figli hanno in comune il sangue e la carne, anche Cristo allo stesso modo ne è divenuto partecipe del sangue e della carne, si è fatto uomo, per ridurre all'impotenza mediante la morte colui che della morte ha il potere, cioè il diavolo. Dio ha reso il diavolo come impotente, lo dice qua, letterale, in greco è katargeo, lo dicevo l'altra volta, è l'unica nome che parlo adesso in greco, katargeo però. Allora vedete la scrittura che lo dice, non è che secondo lì il diavolo è stato reso impotente. Allora quando si dice attenzione, il diavolo è forte, allora come fanno a conciliarsi queste cose? Ma se qua dice che è impotente, ecco, questo è il grande peccato di cui ci convincerà lo Spirito Santo. Dio ha reso il demonio impotente e te con i peccati tua gli ha ridato forza, per quello è diventato. Sapete perché è forte nel mondo il demonio? Non perché è forte, perché il demonio è impotente, l'ha reso Gesù, non poteva essere forte, ma perché nel mondo c'è talmente tanto peccato che il demonio riprende forza e ricostituente è quello. Allora se noi ripariamo i peccati, che gli succede al demonio? Che la forza la perde, perché Gesù l'ha reso impotente, è destinato ad essere impotente, lo dice chiaro qui. Non è destinato, ci ha reso, ma se lui riprende forza col peccato dell'uomini che lo invitano sulla terra, con la riparazione la forza si toglie, lui viene spogliato di forza e viene rimesso dove va andare. Non so se mi sono spiegato bene. Ecco, avete capito di cosa ci convince lo Spirito Santo? Che cos'è la riparazione? Se nel mondo si riparasse, e lo faremo sempre di più, il demonio, nella lettera di San Paolo, allora signore ricordami che lettera è,
Allora, mi pare Tessalonicesi, vediamo un po' se lo trovo. Allora, Corinzi. No. Allora, nella lettera di San Paolo mi sembra ai Tessalonicesi, poi ve lo dirò magari domani, dice che il demonio è stato spogliato di tutta la sua forza. E dice precisamente queste parole. Il documento che era a nostro sfavore, il documento dei peccati che era a nostro sfavore, per cui il demonio si faceva bello davanti a Dio dicendo io ho diritto a dargli fastidio, guarda qua, la dice, è stato crocifisso alla croce e distrutto da Gesù sulla croce il documento che c'era sfavorevole. E questo ha ridotto, dice sempre letteralmente, all'impotenza tutti gli spiriti maligni. Quindi gli spiriti maligni quando riprendono potere è perché nel mondo c'è peccato, non è Gesù che glielo dà. E se noi ripariamo, i demoni vengono spogliati nuovamente di potere e vinti. Poi, ecco, ho trovato, ammazza, mi è venuto davanti. Troppo forte Gesù. Allora, Colossesi 2,14, sentite qua, lo leggo perché. Ammazza, Gesù è troppo forte. Allora. Annullato il documento scritto contro di noi che con le prescrizioni ci era contrario, lo ha tolto di mezzo inchiodandolo alla croce, avendo privato della loro forza i principati e le potenze, ne ha fatto pubblico spettacolo trionfando su di loro in Cristo. Quindi il demonio deve diventare pubblico spettacolo per quanto deve apparire impotente. Nei Romani prima si faceva così, quando vincevano, dietro i vincitori c'era il corteo di quelli legati e fatti prigionieri. Il demonio deve essere destinato ad essere pubblico spettacolo dietro i vincitori che siamo noi. E questo si fa in particolare con tutto quello che ci insegna Cristo e la Chiesa e con la riparazione. Ma il demonio è destinato ad essere pubblico spettacolo, deve diventare. E altri modi di riparare, poi finisco. Tutti quelli che ho detto, ma ci sono anche i carismi. Per esempio, quando una persona è malata, Dio dona dei carismi di guarigione perché quando si preghi guarisca, proprio perché si ripara in lei il male anche fisico che ha ricevuto. Quindi tutti i doni dello Spirito, ma anche i carismi, servono per riparare, perché l'amore ripara, l'odio distrugge. Tutto ciò che è amore e viene da Dio serve per riparare, tutto ciò che viene dal demonio serve per distruggere. Infatti il demonio è venuto per uccidere, distruggere, quello che sappiamo, e derubare. Allora ecco, questa sera volevo proprio insegnare questo perché è una cosa potentissima, perché lo Spirito Santo chiede proprio che ci convinca riguardo al peccato. Riguardo al giudizio, che Dio ci ha resi giusti della stessa carità di Cristo con la sua grazia, e riguardo al demonio, finimola de diga, il demonio è forte. No, questa è un'offesa che possiamo fare allo Spirito Santo. Diciamo che il demonio è impotente, come dice lo Spirito Santo nella Bibbia, e purtroppo è l'uomo che lo rende forte. E questa è un'offesa allo Spirito Santo, perché l'uomo, dopo che Cristo ha reso impotente il demonio, lui l'ha richiamato un'altra volta su Adera. E questo è il peccato di cui deve convincere lo Spirito Santo. Ogni volta che si fa un peccato mortale, in particolare tutti i peccati in peccato, è un richiamo. Soprattutto alcuni di certi generi, quelli di magia e così via, ma tutti i peccati mortali sono. Vabbè, ringraziamo veramente il Signore. E questo è quello che proprio ci insegna proprio l'Immacolata. L'Immacolata è stata resa per
perfetta e senza peccato, convinta di peccato, ma lei è stata convinta che era senza peccato, perché ha creduto che è stata conservata senza peccato in vista dei meriti di Cristo. Quindi lo Spirito Santo su di lei ha fatto questo. Poi l'ha convinta fin dal concepimento che era intoccabile dal male. E terza cosa, la Madonna non ha mai avuto paura del demonio, perché lo Spirito Santo l'ha convinta che il figlio gli avrebbe schiacciato la capoccia insieme con lei. Quindi questo è quello che ci insegna stasera l'Immacolata, e chiedo a lei l'intercessione proprio perché lo Spirito Santo scenda pure su tutti noi, quelli che ascoltano, e tutti gli altri che Dio vorrà, perché anche noi possiamo gioire di queste meraviglie che fa lo Spirito Santo attraverso l'Immacolata.